Ciao Sirius, sono Larix, sono tornato in questo nuovo video. Oggi vi porto un'altra Counter-Strike su Warrock, presa in poco più di 3 minuti. Ve la porto su questa mappa semplicemente perché ho tantissime altre cam su Sovereign e su Strikes, ma visto che su Warrock vi è piaciuto un po' di più, visto che non l'ho fatta vedere moltissimo sul mio canale. Ovviamente poi in questi giorni cercherò di variare ancora mappa, cercherò, non vi assicuro niente, perché già nella serie una settimana di doppia Counter-Strike ho cercato di cambiare mappa, poi non ce l'ho fatta, ma non ho buttato via le doppie Counter-Strike come ho risposto ad alcuni nei commenti. Intanto qua c'è sempre il gatto che ormai nei miei commenti continua a venirmi addosso. E come ho risposto nei commenti di alcune persone nella settimana di doppia Counter-Strike, che poi alla fine sono stati 6 giorni, ma lasciamo stare. Che sì, cerco di cambiare mappa, ma comunque se o non gioco per vari motivi, come può essere la connessione, voglia e tutto quanto, non è che mi metto a buttare via gameplay semplicemente perché sono sempre stati fatti sulla stessa mappa, sono comunque gameplay, quindi nel caso non, in questi giorni non avessi voglia di giocare a Ghost, oppure non riuscissi a giocarci perché mi segue su Facebook, ha visto ieri o oggi, insomma, quando state vedendo il video, in che stato era la mia connessione. E quindi non è non, io magari mi faccio dei progetti, penso di riuscire a fare qualcosa e poi magari la connessione non funziona, non posso fare niente, quindi mi tocca caricarvi gameplay sulle classiche mappe. Ecco, comunque nel frattempo è pure uscito un video su Anya, alcuni di voi l'hanno visto, sempre chi mi segue su Facebook, quindi io vi invito un'altra volta a mettere mi piace sulla pagina Facebook perché qualcosa vi dico, se no non l'avrei creata per niente. E appunto, dove spiego come si fa Spawn Trap su Strike Zone, quella lì è una serie e continuerò sulle altre mappe. Ora mi ci vuole un po' di tempo per montare un video del genere perché è articolato in un modo diverso dai classici video che faccio io, ovvero metto un video in commento e poi va via. Lì ho dovuto fare dei montaggi, anzi l'ha dovuto fare mio fratello, io gli spiego come fare, e insomma sono volati via anche 4 ore di montaggio, anche perché la prima volta che si fa una cosa si è un po' incapace, quindi ci abbiamo messo tantissimo tempo. Comunque ve lo dico perché molte persone mi hanno chiesto di spiegargli come si fa Spawn Trap, e quindi ho approfittato per fare una serie, magari su un canale anche più grande del mio, anche per approfittare di una sponsorizzazione. Hanno accettato e almeno uniamo l'interesse alla sponsorizzazione, ecco che è sempre una buona cosa. E comunque, ritornando al fatto di spiegarvi come si fa Spawn Trap, io ricevo tantissimi messaggi di persone che mi chiedono di aiutarli a fare dei cam e tutto quanto. Cioè, ragazzi, io già devo giocare per farvi gameplay, divertendomi ovviamente. Io non mi diverto a aiutare gente a caso, fan, non fan, che incontro per la prima volta e mi chiedono aiutami a fare una cam. Ragazzi, scusatemi, ma non penso che nessuno ce n'abbia voglia. E quindi magari io vi posso dare dei consigli, sì, ma non posso mettermi lì a farvi da tutore personale e aiutarvi a tirare la vostra prima cam. Provateci, se vi viene bene, se non vi viene pazienza, ecco. Comunque ragazzi, qua il video sta per finire, io vi lascio allo scoppio, spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non siete ancora, passate al video guagna e niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti. Aspetta, aspetta, tra. Vai giù, botti! Due nemici.